Papagaio Io Viaggio non è nuova a questo genere di iniziative, in collaborazione con i partner commerciali, e questa sera in collaborazione con Chiariva ed RCL per una presentazione davvero speciale dei programmi crocieristici 2011. Abbiamo raccolto i nostri migliori clienti, li abbiamo selezionati tra quelli che hanno viaggiato con noi nel corso di quest'anno per presentargli dei programmi davvero speciali, per fargli conoscere delle crociere mai viste in Europa grazie a una compagnia navale americana leader nel proprio settore negli Stati Uniti. Ringraziamo per questo il nostro partner Chiariva, che non tratta ovviamente solo crociere, ma ci ha presentato una carrellata bellissima, emozionante di immagini sul nord Europa, e abbiamo tra l'altro contribuito al riempimento di una data importante, cioè Santa Lucia a Stoccolma. Avremo dei nostri clienti nel nord a breve e spero che per loro sia veramente un viaggio entusiasmante. Inoltre abbiamo presentato parte della nostra programmazione Viaggi 2011 in collaborazione con il nostro staff che si occupa principalmente di viaggi di gruppo e in collaborazione con il nostro partner My Shuttle, che ci fornisce invece il mezzo di trasporto. Queste sono serate che sicuramente avranno un seguito, nella speranza ovviamente che la nostra clientela sia sempre più numerosa e che ci vada vale accompagnare in questi continui viaggi alla scoperta sia del nostro territorio che di luoghi ovviamente più lontani e più interessanti. Noi ringraziamo della partecipazione tutti i nostri clienti presenti, futuri, e aspettiamo probabilmente per una visita nave, grazie sempre alla collaborazione con Chiariva in NCL, per la prossima primavera. Faremo sicuramente qualche altro servizio grazie al blog Città di Novara, che ha voluto partecipare a questa nostra serata. E ancora grazie e vi aspettiamo in agenzia. Papagaio Viaggi, Turismo Express, Chiariva NCL. Ciao, grazie, ciao, ciao. Norwegian Cruise Line è una compagnia di crociere americana con sede a Miami e che la Chiariva Tour Operator rappresenta in Italia. Questa compagnia è molto particolare, si differisce dalle classiche compagnie di crociera come la Costa, che è un colosso qui in Italia, o la MSC molto famosa. Si differisce appunto per il freestyle cruising, ovvero il nuovo modo di fare crociera. Sappiamo che le crociere sono molto ambite oggi, sono molto di moda, tutte le fasce d'età nel turismo praticamente scelgono una volta nella vita almeno una crociera e poi le ripetono. Devo dire che gli italiani sono tantissimi, più di 800.000 italiani che vanno in crociera con Costa, quindi sono dati veramente molto grandi. Però per quello che riguarda NCL, che è sbarcata in Italia per la prima volta quest'anno nel 2010 da Venezia, possiamo dire che abbiamo avuto un grande successo proprio per il freestyle. Ovvero, cosa vuol dire? Vuol dire che a bordo non ci sono orari, non ci sono turni per mangiare e non si è obbligati a mangiare nello stesso posto, seduti allo stesso tavolo, per tutta la crociera. Anzi, qui abbiamo un'ampia scelta di ristoranti a bordo, minimo 14, massimo 20, dipende dalla nave, con una varietà di cibi, di menù tipici. Per esempio, stasera mi va di mangiare a mezzanotte sul ponte perché magari sto facendo una crociera nel Mar Baltico e godendomi le notti bianche a giugno, per esempio, e mi va di mangiare sul ponte a mezzanotte una bistecca. Lo posso fare perché non sono obbligata a stare, diciamo, a certi orari e a certe condizioni. La stessa cosa se voglio vestirmi molto free, molto casual, lo posso fare perché nessuno mi obbliga ad avere un abito da sera o ad avere, diciamo, un'etichetta un po' più formale, anzi. E se mi voglio divertire, beh, sulle navi decisamente non ci si può annoiare assolutamente, perché c'è di tutto da fare, fino a notte fonda per gli amanti della musica e del ballo di tutti i tipi, tra l'altro non solo disco dance, ma veramente di giorno, dalle piscine ovviamente, le arrampicate, i tornei di calcetto, i tornei di basket, il tennis in alcuni casi, oppure anche i tornei di scacchi, insomma veramente ce n'è per tutti i gusti. E questo devo dire che noi siamo molto soddisfatti come Chiariva, perché è stato un primo anno dove l'NCL sconosciuta ha portato davvero tanti tanti italiani in crociera, e quasi tutti quando sono scesi dalle navi ci hanno ringraziato entusiasti del fatto proprio
il tempo te lo gestisci come vuoi, e l'abbiamo così definita la vacanza perfetta.